Una sorpresa per la mamma. Martino e i suoi amici stanno facendo merenda in giardino. Sono un po' pensierosi perché non hanno ancora deciso che regalo fare per la festa della mamma. Cosa potremo regalare alle nostre mamme? Chiede Antonello ai suoi amici. Deve essere una cosa davvero speciale. Che cosa ne dite di un mazzo di fiori? Propone Rossella. È una bella idea, ma dobbiamo fare anche qualcosa con le nostre mani, dice Martino. Aspettatemi qui. Dopo un po', Martino torna con fogli, colori e pennelli. Possiamo fare il ritratto delle nostre mamme, propone Martino. I suoi amici sono entusiasti dell'idea e si mettono subito al lavoro, realizzando dei bellissimi ritratti. Dobbiamo nascondere i nostri ritratti fino a domani. Deve essere una sorpresa, dice Antonello. Non vedo l'ora che arrivi domani, dice Valentino. Il giorno dopo, Martino e i suoi amici portano i regali alle loro mamme. Tanti auguri, mammina, dice Valentino. Grazie, che ritratto bellissimo, sei stato davvero bravo, dice la mamma dandogli un grosso bacione. Mamma, tanti auguri, dice Rossella. Grazie, cucciolina, che ritratto meraviglioso, dice la mamma carezzandola. Tanti auguri, mamma, dice Antonello saltando in braccio alla sua mamma. Grazie piccolo mio, che bel regalo mi hai fatto, è proprio un ritratto fantastico, dice la mamma felice. Tanti auguri mamma, dice Fiorella volando in braccio alla sua mamma. Grazie Fiorella, mi hai fatto un regalo davvero bello, dice la mamma carezzandola. Tanti auguri mamma, dice Marinella. Grazie, che bel regalo, esclama la mamma felice. Tanti auguri mamma, guarda che cosa ho fatto per te, dice Martino con entusiasmo. Grazie, non ho mai ricevuto un regalo così bello, dice la mamma abbracciando Martino. Martino e i suoi amici sono davvero contenti di aver reso felici le loro mamme. Non potevano fare un regalo più bello. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Fantavolando per essere sempre aggiornati sulle novità.